Ciao a tutti, benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Sono di nuovo qui con il nostro Pino Pinguino. Vi ricordate il pinguino che era all'interno di questo uovo che abbiamo messo per 12-24 ore all'interno dell'acqua? Si è un po' crepato e dopo altre 48 ore è fuoriuscito il nostro pinguino. Vi ricordate che poi, dopo essere fuoriuscito, l'avevo lasciato per altri 2 giorni all'interno dell'acqua per vedere se cresceva o meno, ed è infatti cresciuto, come vi ricordate vi avevamo fatto anche il video per farvelo vedere, e ora l'ho lasciato fuori dall'acqua per altri 2 giorni per vedere se sarebbe successo qualcosa, cioè se si fosse rimpicciolito. E in effetti vedete che si è rimpicciolito, vi ricordate, ho provato ad andare a fare il confronto con il vecchio video dove era un po' più grosso e di sicuro vi salterà all'occhio. È proprio molto molto rimpicciolito, il nostro pinguino, Pino Pinguino, e tra l'altro secondo me ha perso anche un po' di colore, forse il becco era un po' più rosso e anche in testa si sta un po' sbiadendo, cosa dite? Ovviamente questo materiale un po' similcera, non so come definirlo bene, è ancora, si muove ancora sia le ali che i piedi che il becco, però se vi ricordate era questa altezza e ora invece è alto come un mio mignolo, vedete? Sta largamente nel palmo di una mano, quindi in realtà sicuramente si è rimpicciolito perché si è asciugato e quindi si è rimpicciolito rispetto a prima, dove invece è stato per altri 2 giorni nell'acqua, è riuscito a fare un po' da spugna e quindi ingrandirsi anche in altezza. Bene, questo mio video era solo per farvi vedere la differenza, che una differenza c'è e si nota, quindi vi aspetto prossimamente con tante novità. Ricordo di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati appunto con tutte le nostre news, e lasciateci un like se il video vi è piaciuto, un commento se vi va, e noi ci vediamo come sempre la prossima volta con qualche sorpresa. Ciao a tutti.